Ciao ragazzi, nuovo video della Tutto Tech. Però prima di parlare del video di oggi vorremmo ringraziare un nostro iscritto, Stefano Toniutti, che ci ha suggerito il prodottino per il video protagonista di oggi. Esatto, sembrerebbe un prodotto che potrebbe farci vedere la luce in fondo al tunnel per poter utilizzare con i comandi vocali anche, naturalmente. Certo. Il nostro bel televisore, il climatizzatore, tutti i prodotti con gli infrarossi praticamente. Ad oggi in poi prenderemo un nuovo vizio. Quando vi parleremo del vostro dispositivo di domotica di casa, quindi Alexa, vi raccomandiamo di mutare il vostro prodotto, perché se per caso noi menzioniamo il prodotto vi si potrebbe attivare. Quindi mettete il muto con il tastino direttamente sul prodotto, ecco, infatti si è attivata la mia, claro, e quindi fatti i dovuti ringraziamenti andiamo a presentare il nostro prodotto di oggi. Stiamo parlando del Panamalar, che già dirlo è uno scioglilingua, però promettono di non avere problemi né per l'installazione né per la configurazione né per il funzionamento. Esatto, già ottimo punto l'utilizzo tramite l'app Smart Life. Ah sì, questa cosa qui appena l'abbiamo saputa. Non ha un'app Panamalar, ma l'app Smart Life, quindi un'app straconosciuta, strafunzionale. Ormai rodata. Su cui abbiamo già decine di prodotti praticamente. Quindi decisamente. Per quello non dovrebbero esserci problemi. Adesso andremo a vedere nell'installazione se risultano problemi o meno. Detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, giusto, e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Ma attenzione, ricordatevi anche di andare sul nostro canale Instagram Tutto Tech, dove trovate magari qualche fotina, come abbiamo fatto in questi giorni, le stories. Insomma, ci stiamo lavorando anche per quanto riguarda il canale Instagram e naturalmente cerchiamo di fare anche lì un qualcosa sempre in simpatia, tanto per farci due risate. Qualche extra anche dei nostri video, come comunque capita ogni tanto che mettiamo all'inizio del video, tanto per farci una risata tutti, esatto, insieme. Noi ci ridicolizziamo, ma voi almeno una risata ve la fate. E detto questo, adesso noi lanciamo la nostra sigla! Dopo la nostra sigla abbiamo una raccomandazione prima di partire con l'unboxing e poi l'installazione. Ricordatevi di disabilitare dal vostro computer il 5 GHz, perché questo prodotto, come tutti gli altri, funziona solo ed esclusivamente col 2,4. Se non vi ricordate come fare, abbiamo un video esemplificativo che vi mettiamo qui in alto. Avevamo fatto un video dimostrando come disabilitare, finché non viene installato il prodotto, il 5 GHz dalla vostra rete Wi-Fi. Dopodiché, una volta che è andato, funziona tutto il resto, potete tranquillamente rimettere in funzione il 5 GHz. Ma detto questo, Marco, io direi di partire con il nostro unboxing. Esatto. Vai! Partiamo con l'unboxing. Come potete vedere, noi ci teniamo alla sicurezza, quindi anche il prodotto lo abbiamo dotato di mascherina, ma adesso siamo tra congiunti, quindi possiamo scongiungere. È diventato un nostro congiunto. È ormai diventato congiunto anche lui, quindi possiamo assolutamente togliere la mascherina. Bando alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è all'interno del prodotto. Allora, quando l'abbiamo visto su internet sembrava abbastanza grande, mentre invece ci siamo accorti che il prodottino è bello compatto e sinceramente sia me che mio fratello ha dato l'idea di un esteticamente molto più bello rispetto al Broadlink. Però vediamo un po' cosa contiene la confezione. Troviamo il solito cavetto, naturalmente non viene dato l'alimentatore, ma noi utilizzeremo quello che avevamo per il Broadlink, visto che adesso l'ho messo nel cassetto, e qui arriviamo subito al clou. Abbiamo il prodotto Panamalar. Adesso andremo ad accenderlo e vedremo un attimino, anche perché il prodotto si presenta completamente nero, c'è solamente il simbolo del Wi-Fi qui, e vedremo una volta acceso che cosa succederà. Nella parte posteriore trovate il tasto di reset che va premuto per far sì che lampeggi il LED e ci consenta di potersi connettere al Wi-Fi. Attacco mini USB, dopodiché c'è un'estensione di garanzia che viene offerta dal rivenditore, dalla casa madre, di 6 mesi gratuiti,
E poi abbiamo questo adesivo, questo biadesivo, che serve se per caso volete connettere il vostro prodotto su un mobile e assicurarlo in modo tale che non si muova. Altra cosa, all'interno della confezione, immancabile, il manuale di istruzione, che sono i soliti fogli, che però è solo in inglese. Detto questo, passiamo al montaggio. Entriamo nell'app Smart Life e, come suggerito dal manuale di istruzioni, clicchiamo sul tasto in alto a destra più. Cliccate su altro in basso a sinistra e poi IR Smart. Qui praticamente vi chiede di selezionare la linea Wi-Fi e, come indicato anche qui, non vuole il 5 GHz ma il 2,4. Noi abbiamo appena fatto la procedura per disabilitare il 5 GHz, quindi possiamo dare avanti. Andiamo sul dispositivo e effettuiamo il collegamento alla corrente, dopodiché premete il tasto reset finché non lampeggia veloce. Adesso qui ci chiede di confermare che ci sia il lampeggio veloce del LED blu. Diamo la conferma e clicchiamo sul tasto avanti. Inizierà la ricerca del dispositivo e ci rivediamo alla fine del processo. Nessuna risposta. Cambia modalità. Ragazzi, l'abbiamo trovato. È stato connesso con l'app. Scusate se rido, ma come diceva mio fratello poc'anzi, invece di stare 6 ore a cercare di connettere il Broadlink col vostro Wi-Fi, qui bastano 20 minuti, ma impazzite nella stessa identica maniera. Nel senso che abbiamo tentato la prima volta di fare la connessione classica con lampeggio veloce, ma non l'ha trovato. L'abbiamo provato più e più volte, poi abbiamo fatto l'alternativa con lampeggio lento e quindi abbiamo dovuto connettere poi il cellulare con la rete Wi-Fi e trovare la nuova connessione, che era nominata Smart Life. Fatto questo, si è connesso tramite Smart Life come rete al modem e abbiamo provato 2-3 volte ma non lo trovava. Poi a un certo punto mio fratello guarda lo schermo del cellulare e puff, aggiunta. Quindi non esiste un metodo scientifico per poterlo connettere. Cioè, mi dispiace deludervi, ma noi siamo i primi che, vabbè, sarà la nostra esperienza, ma ormai ridiamo. Comunque, procediamo. Comunque è stato abbastanza rapido. Beh, 20 minuti rispetto alle 6 ore, decisamente sì. Allora, a questo punto gli dovete dire dov'è posizionato. Io ce l'ho nel salone. Poi cliccate sul tasto fine. Vediamo un po'. Oh, eccolo qui. A questo punto dobbiamo aggiungere un telecomando. Noi in questo caso configuriamo quello del televisore, quindi una volta cliccato sul tasto più, prendete e cliccate sul tasto TV. Adesso ci chiede che marca è il vostro televisore. LG. Adesso ci chiede di schiacciare almeno 3 tasti del telecomando. Noi vi consigliamo il tasto di accensione e spegnimento una volta, il tasto del cambio canale una volta e il tasto del volume una volta. Facciamo questa prova e funziona. Schiacciando sul telecomando virtuale che vi compare sul cellulare, io ho schiacciato il tasto di accensione e il televisore si è acceso. Quindi gli date in basso dove c'è scritto abbinato. Se per caso non riuscite, avete altri 32 possibilità di telecomando da provare. Nel nostro caso ha funzionato, quindi gli diamo abbinato. Viene fuori anche il messaggio che il tuo TV è connesso ad Alexa con la skill Smart Life. Come avete visto, Alexa ha riconosciuto automaticamente che è stato installato un nuovo dispositivo, lo ha configurato. A questo punto vi ricordiamo di installare la skill Smart Life sulla vostra applicazione di Alexa. Fatto questo, adesso passiamo alla prova pratica. Ok, con l'installazione è stato lo stesso un po' lunghino e qualche
piccolo inghippo, però sempre meglio del Brodin che è andata al momento. Ma vediamo un attimo, perché il Panamalar ci consigliava, ci dava come preimpostato il nominativo TV, scritto proprio come con le due lettere, T di Torino, l'abbreviazione. L'abbreviazione, esattamente. Sappiamo benissimo che sul Brodin questo nominativo ci ha sempre dato dei problemi. Vediamo un attimo con l'applicazione pratica, tramite la nostra amica, come funziona. Alexa, accendi TV. Ok, creatività eccellente, direi, ha funzionato subito e soprattutto non ha dato problemi. Alexa, spegni TV. Prova superata. Vabbè, diciamo che la luce in fondo al tunnel l'abbiamo vista un po' con gli occhiali da sole. Sì, esatto. Però è arrivato. Chi si accontenta gode. Vabbè. Perché così parlò. Yedda sì, un sì, Kama Sutra. Sì. Comunque è bello l'app, con l'app Smart Life, no, poter lavorare. Sì. Quello. Sì. Molto molto meglio di dell'app Broadlink. Piuttosto che gli HC. Esatto. Allora, noi adesso vi abbiamo presentato l'installazione. Vi ripeto, io vi cercherò di mettere i punti salienti, ma sarà difficile perché su questo, come il Broadlink, abbiamo smagheggiato un po' con la configurazione classica, poi abbiamo fatto l'alternativa, ci ha fatto configurare dall'altra parte il lampeggio, prima deve essere veloce, poi deve essere lento, e insomma, tira e molla. Ce l'abbiamo fatta. Si è accorto mio fratello e fa: oh, l'ha trovato! E qui eureka, proprio. Sì, sì, eravamo felici. Spurcellamento con i nani, sì, proprio una cosa. Intanto sono fatte le 10 di sera, comunque. Intanto sono fatte le 10. E noi, se non facciamo le 10 di sera per la prima configurazione di questi dispositivi, non siamo contenti. Quindi, niente. Abbiamo fatto questa prima installazione. Vi abbiamo fatto vedere che accende e spegne il televisore. Non vi abbiamo fatto vedere il volume e il cambio canale, perché io, come volume, ho una soundbar di Sky. E per poter cambiare canale io non ho il digitale terrestre, ma ho Sky che mi fa vedere tutto quanto. Quindi la prossima volta... Mica la volevi far semplice. No, deve essere più complessa, perché sennò è facile. Accendi, spegni. Basta poco che ce l'ho. Quindi noi la prossima volta vi faremo vedere come si connette a Sky, come si connette alla soundbar, e vedremo di approfondire un po' di più questa questione che dava la possibilità di poter configurare molti più tasti. Poi, per poter vedere se serve fare scene oppure basta semplicemente dire il nome del canale, come ci è stato detto più volte, come abbiamo visto e letto varie volte che questo prodotto riesce a fare. Insomma, approfondiremo molto meglio il prodotto. Ecco. Per adesso, quindi, vi abbiamo presentato il prodotto, la configurazione, sì, funziona bene. Esatto, fateci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Vabbè, lo vedrete meglio nel prossimo video che andremo a fare con l'approfondimento, ma la prima impressione è anche estetica, cosa ne pensate? E naturalmente, se siete interessati all'acquisto, trovate qui sotto il link di questo prodotto e anche di tantissimi altri che abbiamo testato o che magari prenderemo in futuro. Prezzo 20,90€. Quindi anche il prezzo è concorrenziale col Broadlink. La reattività ci ha colpito molto, come questa prima prova che avete visto, appena gli si dà il comando, tac, accende e spegne il televisore. Sì. Vedremo poi come si comporterà con tutto. Quindi ragazzi, state lì e mi raccomando la campanellina, così il prossimo ve lo beccate subito. Seguiteci su Instagram, tutto ecco, tech. Su Instagram troverete parecchie cose, magari anche qualche fuori onda. Metteremo un po' di cosette e qui sotto ci sono sempre i famosi link, come diceva prima Marco. Trovate una sfilza di prodotti, poi comunque controllate anche nel canale perché abbiamo fatto tanti video inerenti a tanti prodotti. Siamo quasi a 3.000 ragazzi, per grazie cui ancora davvero, siamo ancora un piccolo sforzo e arriveremo a 3.000, che per noi è una soglia, diffondete il verbo, santi Dio, dai, impensabile fino a un anno no, fa, no, assolutamente, cioè noi siamo molto contenti, sì sì, siamo partite con poche centinaia di persone e grazie a mio fratello, perché è stato lui il fautore di tutto questo, ha detto: beh, abbiamo la passione della domotica, dai, proviamo ad aprire a spostare il canale dai droni a le riprese normali a quello che è il mondo della domotica, e ci troviamo qui. Ogni tanto vi presentiamo anche qualche alternativa alla domotica. Qualcosina, sì, abbiamo visto che non è che viene seguito molto, però noi ogni tanto ci infiliamo un po' di quello, un po' di questo. Esatto. Ragazzi, per questo video è tutto.
Ma davvero? E quindi buonanotte! Buonanotte! Ciao ragazzi, ciao. Al prossimo!